innanzitutto una costante attenzione a quello che ci accade intorno da un punto di vista culturale e una costante umiltà, nel senso di sapere che bisogna sempre il giorno dopo essere meglio di quelle che sei stato il giorno prima, da un punto di vista di preparazione, diciamo, artistica e anche di preparazione culturale. Sì, certamente io credo anche, diciamo così, all'attore istintuale, perché è chiaro che questo è importantissimo che ci sia in un attore, però l'attore istintuale deve poi imparare culturalmente a guidare il proprio istinto, se no non raggiunge gli obiettivi che ciascuno di noi, almeno quelli che immaginano il lavoro dell'attore come lo immagino io, quegli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere per comunicare al pubblico qualche cosa. 60 anni di carriera artistica per un grandissimo attore che per l'occasione presenterà il 12 e il 13 settembre nel cortile del Maschio Angioino una selezione di alcuni degli oltre 200 spettacoli teatrali del suo repertorio. Il mio cuore è nel sud, un titolo che richiama l'amicizia con Peppino Patroni Griffi e che conterrà lo storico Masaniello del 74 con l'aggiunta di videoriprese dello spettacolo finora inedite. Poi ancora Viviani, Edoardo, Di Giacomo, Dante, Shakespeare e molti altri autori interpretati. Uno dei più grandi attori di Napoli, d'Italia, d'Europa. Uno dei più grandi interpreti e testimoni della tradizione attoriale di Napoli, che è considerata la più importante forse del mondo, una delle più importanti del mondo. Quindi lo festeggiamo, gli diciamo tutto il nostro amore, tutta la nostra riconoscenza per questi 60 anni di cinema, teatro, televisione che ci ha dedicato e attraverso cui ci ha fatto divertire, emozionare e pensare, perché questo è il senso del teatro e questo è soprattutto Mariano, con la sua straordinaria personalità di interprete, che ha attraversato tutti i classici ma anche tutti i testi innovativi, ecco, è tutto questo che Mariano è per noi. Io direi è una delle architravi di simbolo della grande cultura universale di Napoli.